La segretaria regionale del PD, Assunta Tartaglione, avverte i consiglieri dissidenti di Avellino. Non si può appartenere al PD e fondare gruppi autonomi. Lo ha detto durante un incontro di partito nella sede di Via Tagliamento, dove ha analizzato la questione cittadina. Presenti anche il sindaco Foti, gli onorevoli Famiglietti e Paris, l'ex senatore De Luca e diversi esponenti di partito. Tartaglione spiega così la vicenda sul caso Avellino approdata alla direzione nazionale. Sicuramente è una fase difficile che si cercherà di superare. La democrazia è fondata comunque sui numeri e finché ci sono i numeri ritengo che sia democratico. Queste sono vicende che saranno vagliate dalla commissione di garanzia, dagli organismi di garanzia competenti. Non è sicuramente, non si può far parte, essere iscritti al Partito Democratico e far parte di un gruppo consigliare che non è quello del Partito Democratico, ma sarà la commissione di garanzia a vagliare la situazione e a prendere i provvedimenti previsti dallo statuto. Il Presidente D'Amelio ha detto delle cose gravi, ma sicuramente tutte queste vicende, come dire, sono al vaglio della magistratura. Attualmente c'è un'amministrazione che sta cercando di governare la città di Avellino e non sono valutazioni che competono al segretario regionale del Partito Democratico, quelle relative a vicende che insomma ancora non hanno una loro evoluzione. La valutazione che è stata fatta dal vice segretario Guerini, se ha fatto una lettera, ha scritto delle cose, significa che ha fatto una valutazione, ha ritenuto che c'è stato un buon lavoro del direttorio, è stato fatto un buon lavoro per il tesseramento, avremmo fatto il congresso come era previsto a luglio, poi si è deciso a livello nazionale di sospendere i congressi alla fase, in particolare quelli straordinari, alla fase post referendum. Quindi si svolgerà il referendum, dopo il referendum si avvierà il congresso straordinario. Deve chiedere a De Blasio che cosa intenda.